Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti quest'oggi. Questo simposio si terrà in lingua inglese per la parte dei keynote e poi tutta la restante parte sarà in italiano. L'argomento è un argomento che è oggetto di dibattito perché la data protection, la riforma della data protection a livello europeo ha dato luogo a molte diverse opinioni. E l'intento di oggi nello stile del Politecnico è quello di mettere assieme sia la parte diciamo teorica e quindi il keynote del professor Bygrave sia la parte diciamo più legata alla vita d'impresa, quindi più operativa e quindi la tavola rotonda che vedrà regolatori e imprese a confronto. Io desidero ringraziare tutti i presenti e desidero ringraziare in particolare il professor Giri, rettore del Politecnico, che è oggi qui con noi e che aprirà i lavori a cui cedo subito la parola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, soprattutto agli studenti numerosi, grazie Alessandro dell'introduzione. È un piacere per me essere qui, parlavamo poco fa con il professor Bygrave e dicevamo che una delle caratteristiche che i politecnici hanno sempre avuto, fin da quando insomma nella metà del XIX secolo sono stati fondati, è quello di avere un approccio molto interdisciplinare. Alla fine politecnico vuol dire molte tecniche e da sempre proprio questa sinergia tra le tecniche dell'architettura, le tecniche dell'ingegneria, questa profonda integrazione che c'è stata tra scienza e tecnologia ha caratterizzato le scuole politecniche che appunto erano scuole che fin dall'inizio servivano a formare una classe dirigente che doveva risolvere dei problemi complessi. Pensate che le scuole tecniche nascono in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera, alla Germania, all'Italia, il Politecnico di Torino nel 1859 e il Politecnico di Milano 3 anni dopo, perché bisognava creare la classe dirigente che costruisse le grandi infrastrutture, le strade, le ferrovie e poi successivamente gli aeroporti, e c'era bisogno di un grande investimento. Pensate che anche i paesi che hanno sempre avuto una tradizione locale come la Svizzera, che ha i cantoni, però i due politecnici, l'EPFL e l'ETH, sono in realtà federali, l'unico esempio di scuola federale. Quello che ci dicevamo oggi è che i politecnici che da sempre hanno avuto questa tradizione di mescolare le tecnologie, oggi si trovano davanti una nuova sfida, una nuova scommessa. Oggi i problemi sono ancora più complessi di quelli che c'erano nella metà del XIX secolo, non per questo meno importanti. Se voi andate a vedere il programma della nostra Commissione europea, Horizon 2020, quello che dovrebbe così dare la prospettiva dell'Europa nei prossimi 6-7 anni, voi capite che lì si parla essenzialmente dei societal challenges. Cosa sono i societal challenges? Sono i grandi problemi sociali, culturali, scientifici, tecnologici, dall'energia al cibo, alla popolazione, alla salute. E tutti questi problemi, per cui ci si aspetta che chi studia in una scuola di ingegneria dia un contributo, sono problemi che oramai non si riducono più all'ambito tecnologico, all'ambito scientifico, come più o meno non è mai stato così, ma come poteva essere nella metà del XIX secolo. Non basta più combinare soltanto le tecnologie, bisogna aprirsi. E oggi la formazione di un ingegnere non può più essere limitata all'aspetto tecnologico e scientifico, ma sicuramente deve riguardare le scienze sociali e le scienze umane. Io l'altro giorno mi trovavo alla conferenza dei rettori delle università tecniche europee e il tema era proprio quello: come cambiare la formazione, la education degli ingegneri al fine di dare loro una formazione più interdisciplinare. Non è facile, perché non si tratta soltanto di mettere insieme insegnamenti di diverse discipline, ma bisogna cercare di integrare la conoscenza facendo in modo che poi i nostri ingegneri abbiano
una base sufficiente e siano in grado di dialogare in modo proficuo con persone che coltivano e che sono competenti in altri ambiti. Dialogare vuol dire parlare un linguaggio comprensibile, non parlare un linguaggio tra sordi. E allora è per quello che il tema di oggi, che è un tema non a caso di quelli strategici di nuovo per l'Unione Europea, il data protection, è di nuovo un altro, è uno proprio, un esempio di quei temi che richiede integrazione di competenze diverse, perché c'è tutto, ci sono i data che sono ormai la cosa fondamentale. Voi pensate, insomma, che uno dei problemi tecnologici maggiori che noi avremo sarà come trattare grandi quantità di dati, il cosiddetto big data. Ormai i dati a disposizione sono tantissimi, si tratta di trovare il modo di elaborare e di estrarre le informazioni da questi dati. Un problema scientifico, un problema tecnologico, ma è evidente che questo è uno degli aspetti e non può essere l'unico aspetto. Pensate all'insieme di dati che vengono fuori oggi sui social network, pensate all'insieme di dati che si possono estrarre da Twitter o da Google. Ecco, esiste subito un altro problema, che è quello della protezione, quello della tutela e quello della salvaguardia, ed è un problema che mette insieme la tecnologia, mette insieme degli aspetti di carattere giuridico, mette anche insieme degli aspetti di carattere economico. E come, uno dei temi è proprio come bilanciare l'interesse che in ambito economico c'è da parte delle imprese di poter utilizzare i dati a disposizione. Oggi i dati sono uno degli strumenti maggiori, insomma, per fare assumere delle scelte politiche, non soltanto a livello istituzionale, ma insomma anche le scelte che fanno le aziende che lavorano in uno piuttosto che in un altro ambito. Come si contempera questo con la necessità però di tutelare la privacy, tutelare ovviamente le persone? Allora, capite, questo è un tipico tema che mette già insieme tecnologia, mette insieme economia, mette insieme soprattutto un approccio rigoroso dal punto di vista giuridico. E per fare questo ci servono ingegneri che abbiano conoscenze metodologiche anche in ambito giuridico, non così superficiali, ci servono anche però dei giuristi che abbiano conoscenze di tecnologia, perché ovviamente per dialogare bisogna essere in due e bisogna, ripeto, integrare le conoscenze, non semplicemente parlare ciascuno il proprio linguaggio, se no non ci si capisce e non si va avanti. Allora, in sintesi, è questo il motivo per cui io credo che questo convegno che stiamo facendo sia importante. È importante per la vostra formazione, ma è anche importante, vorrei dire, per quella che è la mission e per quella che è lo sviluppo del nostro Ateneo, che sempre di più deve andare verso un'attività di ricerca interdisciplinare, e questo lo stiamo facendo perché ormai i problemi questo richiedono, ma anche deve andare verso una formazione più interdisciplinare. Voi che siete mediamente studenti di ingegneria gestionale siete fortunati da questo punto di vista, perché da sempre, ecco, fin dall'inizio, quando nel 1900, insomma, più di 20 anni fa fu creato il corso di ingegneria gestionale, questo approccio interdisciplinare, nel senso, ripeto, di integrare diverse conoscenze, è stato alla base, no? Della vostra formazione. Una formazione che, peraltro, lo sapete, è stata apprezzata, ormai lo possiamo dire, dopo più di 20 anni dal sistema socio-economico, perché gli ingegneri gestionali sono, dati alla mano, gli ingegneri che a un anno dalla laurea trovano maggiormente lavoro, con delle percentuali che, dati della crisi, sono superiori al 90%. Anzi, parecchio superiore al 90%, quasi incredibili, insomma, nel contesto attuale, dove invece, insomma, i dati che ci arrivano altrove sono dati molto meno confortanti. Queste sono un po' le ragioni per cui io vi ringrazio di essere qua, ringrazio soprattutto gli organizzatori di questo convegno, Alessandro che è stato il promotore e ovviamente tutto il Dipartimento di Ingegneria Gestionale della Produzione, qui rappresentato dal suo vice direttore. Let me conclude also by taking Professor Bygrave for the Oslo University. He is one of the guys
that his research activity mixes technology and other disciplines, social disciplines like law. So we are very pleased that you are here, and I would like to welcome you as well in this room, which is, by the way, the original and historical site of the Technical University of Torino. When the Politecnico di Torino was founded, that was the main site in 1859. Now, this beautiful residence that has been recently restored, which is a residence of the 16th century. Now, this is the site of our School of Architecture. We have another school, the School of Engineering, which is not far from here, where those guys are studying. And I hope that during your stay here in Torino, you will also have the chance to visit our campus. We have a lot of students, almost 30,000 students, and most of them are not coming from this region, from Piemont, and almost 18% of them are foreigners. So we have a very international campus, and I hope that you will also appreciate our campus. And as well, I also hope that you will enjoy your stay in Torino. You know that Torino was the first capital of Italy. When Italy was unified in 1861, 2 years later, the foundation of the Politecnico di Torino, Torino was the first capital, and there are a lot of very nice building and monuments that also has been recently restored that I hope you will also enjoy your stay, and you also enjoy visiting our nice city. Auguro ancora a tutti un interessante e veramente fruitful convegno. Grazie ancora. Ringrazio il Rettore del Politecnico di Torino e soprattutto per aver sottolineato questo aspetto dell'interdisciplinarità che è dimostrato anche da i due organismi che hanno sostenuto questo incontro, che sono dall'alto il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, quindi dove c'è, come giustamente si diceva, questa commissione, e dall'altro lato il Centro Nexa, dove computer scientist, economisti e giuristi convivono e studiano assieme a questa materia. Lascio quindi la parola sempre per i saluti introduttivi a Marcella Serale, con cui lavoro da molti anni in questo Dipartimento, sono molto contento di questo, e quindi cedo la parola come Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria. Allora io vi ruberò soltanto 2 minuti davvero per portare i saluti del direttore del Dipartimento, che non ha potuto essere presente per impegni istituzionali. Ormai purtroppo gli impegni extraaccademici, ma che consentono all'Accademia di vivere e di funzionare, sono veramente notevoli, e quindi lui doveva essere presente altrove. E sono venuta io, anche perché comunque le affinità con l'insegnamento di Alessandro Mantenero, io sono un altro giurista capitato a ingegneria gestionale, non per caso, ma perché quando io arrivai a ingegneria gestionale stava nascendo questo corso di laurea, e fu voluto fortemente da chi allora promosse questa iniziativa con la necessità di chiamare, e questo l'ha sottolineato il Rettore Gini e ne sono molto felice, di chiamare degli specialisti, non della gente che parlasse del diritto. Oggi noi compriamo insieme ai giornali quotidiani le leggi, compriamo il codice e tutti più o meno sappiamo, sentiamo orecchiare questioni giuridiche. In realtà insegnare poi le materie giuridiche o lo fa uno che ha un retroterra anche di studi particolari, oppure vi disegniamo degli elenchi di norme, e non è questo che serve, perché come ha detto giustamente Gini prima, come ha detto il professor Gini, non è una questione di informare, di dare degli elementi di informazione, quelli si acquisiscono, quelli si vanno a leggere, è un problema di avere un minimo di capacità di riconoscere il linguaggio che sta parlando un altro. L'integrazione è importante, quindi l'interscambio di informazioni è importante se c'è questa capacità di comprendere il linguaggio degli altri e di saperlo un minimo interrogare sulle questioni che contano. Se no, mi si mette nell'imbuto del mio cervello un po' di nozioni e io le vado a ripetere. Non è questo. Un ingegnere che ha poche nozioni giuridiche, ma deve averne acquisite nella loro fondamentalità, non semplicemente come informazioni, anche perché le
diciamo, le informazioni legislative, e chi farà poi commerciale quindi verrà soprattutto, perché il privato un po' meno, ma il commerciale è molto, cambia continuamente, sa che le norme cambiano. Allora, il problema è saperne leggere, non sapere il contenuto della norma. Quella la si va a ricercare oggi con internet, chiunque può trovare un testo normativo, chiunque può trovare un testo del Parlamento europeo, una commissione o una direttiva europea. L'importante è sapere un po' comprenderne il significato. Quindi sono molto contenta di questo incontro, ringrazio il nostro ospite, possiamo dire d'onore, perché in fondo è veramente un onore ospitarlo qui, scambiando anche, così, rinnovando anche dei legami. Noi abbiamo anche degli studenti che arrivano da Norvegia, Finlandia, Svezia, quindi è importante avere questi scambi. Ringrazio Alessandro che in tutti questi 15 anni che sta lavorando con me al Politecnico si è dato molto da fare per portare avanti questo difficilissimo tentativo di far dialogare i tecnici con i giuristi. E lui è proprio un esempio di un giurista che capisce la tecnica. Io sono vecchia, quindi un po' meno. Cioè io faccio un po' fatica con lo smartphone, con quelle cose lì. Lui invece è molto più bravo, perché è più giovane, è un po' nato in questa generazione, e quindi capisce la tecnica e capisce l'importanza di quelli che possono essere poi dei metodi o dei processi con i quali andare a lavorare una serie infinita, enorme di informazioni. Le imprese oggi hanno e accumulano dati impressionanti, che per loro sono un business, molto spesso, sono una ricchezza, e per i quali però ci sono profili di attenzione, non indifferente, sui quali magari vorrebbero soprassedere, che sono appunto la tutela della privacy, la tutela dell'informazione stessa, cioè non esagerare, non diventare, non fare poi dello stalking grazie a queste informazioni che hanno acquisito. Chi è che gestirà queste cose? Vi assicuro che i gestionali saranno in prima fila, perché le imprese avranno sempre più bisogno di persone in grado di elaborare, di fare un'analisi dei rischi, di elaborare dei processi attraverso i quali monitorare l'utilizzo delle informazioni. E il gestionale, il corso di laurea gestionale nasceva proprio su questo. Se qualcuno ha presenziato al ventennale che abbiamo festeggiato non molti mesi fa, l'idea profonda era proprio questa. Il gestionale è uno che conosce e gestisce i processi su varie cose. Quindi la necessità di avere all'interno dell'azienda persone che sappiano coniugare il dato tecnico, sapendo che cosa stanno mettendo dentro, l'informazione giuridica che stanno mettendo dentro la devono conoscere, perché se la conoscono anche il loro lavoro di elaborazione del processo tecnico è molto più affidabile, molto più sicuro. Quindi sono contenta che ci siano gli studenti, che ci siano gli avvocati, perché anche per loro è un tema nuovo, è un tema che spesso l'avvocato affronta, no, un po' dal punto di vista penalistico, dal punto di vista risarcitorio, ma l'importanza di avere insieme queste due discussioni. Quindi buon lavoro da tutto il Dipartimento, grazie ancora ad Alessandro, grazie al professor Baigrev, grazie al Rettore, che ringrazio veramente di cuore per essere venuto fin qua. E poi grazie a tutti voi che ascolterete. Buon lavoro. Thank you to our rector and to Marcella Serale for your introduction to this symposium. This symposium is also part of an international project, is AIMS project. AIMS is a network of excellence or an internet society. Is a European project founded with the European Commission. And also the AIMS project is focused on this kind of approach that put together different aspects, different skills and backgrounds. And also today we try to do, in line with our typical analysis of the social problems, put together the theoretical and more wider analysis with the second part, the in-deep analysis and involving the different stakeholders. So we have our own table with the Data Protection Authority and
two of the main big companies in the IT sector, and also the involvement of the association that put together all the ICT sector in companies in Italy. And I want now to introduce Professor Bygrave. Professor Bygrave is a professor at the Norwegian Research Center for Computer and Law, where he is director of the center. He works at the Department of Private Law at the University of Oslo. And the main thing is that Professor Bygrave is one of the most famous, most important legal scholar in the field of data protection in Europe. And always appreciate his works. He publishes extensively in this field. And in his book and his article, he always tried to give a wider approach to this topic, not focus on the specific issues of each countries, but try to consider the European dimension, the international dimension of data protection. And I think that when we talk about the EU data protection reform, we have to consider both these aspects. The European dimension, and so the impact on companies, the impact on society, and the impact on the relationship between the European members, but also, we talk about that during the lunch, also the international dimension, and so the relationship between Europe and US, but not focusing only on the Atlantic landscape, but on the global landscape, because we had to consider that there are also many data, many information that are stored and managed outside of Europe and outside of US, and they are in China, in India, and so on. And so we had to involve in the dialogue also these other countries. And for this reason, I think that before having the discussion on the more detailed aspect that involve consumer and enterprises in data protection during the roundtable, I think that this general overview on the positive and the negative, I don't know the content of your keynote, but I think that is the best way to address the problem, to have a great clear picture in the framework in which the data protection reform should be analyzed and considered. So for this reason, I want to thank Lee to be here with us today, and for his visiting period at the Nexa Center. Lee will spend a week with us at the Nexa Center. And thank you again, and now the floor is you. Thank you. Many thanks, Alessandro, for your words of introduction, and many thanks also to the rector of the Polytechnic, and also to the remarks of the previous speaker. It's a great pleasure to be here. This is indeed my first time in Torino, at least as an adult, and I'm most impressed by the city, and I've also been shown around the Politecno this morning by Alessandro, and I'm very impressed by the institution as a whole. And many thanks for being invited here. This is more than I expected, really, particularly in this sort of room.
just amazing. As you'll see, there's an historical element in my talk, already symbolized by the mammoth pictured there, which is my only PowerPoint slide. I'm not a great fan of PowerPoint. I prefer talking and people listening to me rather than looking at pictures, but I have this one picture there to take away or hopefully symbolize the epitome of the message that I'm to deliver today. Note that I, unlike most of you, am a native English speaker, so I am at an advantage. I'm holding my talk in English. I'm aware that many of you will struggle with some of the terminology, so I will make an effort to speak clearly. But being originally an Australian, I have a tendency to start to slur my words, in other words, mumble a bit, because of a childhood in an environment with many flies. So I will battle that tendency, and please, if any of you have problems understanding me, I will not find it at all rude if you please stop me and say, can you express yourself a little more clearly, please? I'm also going to ask at least one question along the way, because I do like dialogue, but I am also aware that many Italian students are quite polite and don't like to ask questions, let alone make comments. So I'm not expecting many hands to be raised in answer to my question, but stay tuned. There will be a question coming. Now, why this picture? This picture, as I said, is of a mammoth. It's actually of a North American mastodon that died out between 10 and 8,000 years ago. Well, I believe that this mammoth epitomizes the reform process that the European Union is undergoing when it comes to data protection. It's a very fundamental process. It touches on many, many aspects of the current data protection regime. It's also a slow-moving process, a cumbersome process, and I think the mammoth symbolizes it very well. It's also very reminiscent of one of the main elements of the process, and that is the element that I'm going to be focusing on quite a bit in the following half an hour or so, and that is a proposal for a new data protection regulation, or a general data protection regulation. It's a proposal that will end up, if it's adopted, replacing a directive on data protection that was passed back in 1995. In other words, roughly two decades ago. And the proposed regulation is, in some respects, quite different to the current directive. It is, in the first place, much, much larger. It has 91 articles, at least the original proposal that was issued by the European Commission about 2 years ago, January 2012. 91 articles, whereas the current directive has just over 30. Many of the 91 articles also have multiple clauses, so the 91 number could be bumped up to well into the hundreds if one divided some of those articles up into further articles. In addition, the preamble, I'm not sure what the Italian term is, preamble, that consists of 139 recitals or paragraphs. So we are talking about a mastodon of a legal instrument. It's not a